Buongiorno cari amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per il consueto appuntamento con il Giro d'Italia. Collegato con noi via telefono da Castelfidardo il nostro inviato Angelo Costa. Buongiorno Angelo. Buongiorno a tutti. Eccoci qui Angelo, ancora una tappa che si è risolta allo sprint, uno sprint per la verità abbastanza anomalo, con un paio di uomini in avanscoperta che poi sono stati raggiunti e con la vittoria di John Gadré, francese, che ha preceduto Rodriguez e Visconti. Ci puoi raccontare il finale di tappa? Sì, il finale di tappa, come hai anticipato tu, è stata una volata a ranghi compatti, almeno fra i migliori, sull'ultima rampa di una tappa senza un metro di pianura. Tappa nervosa, una tappa corta, dove Contador non si è preoccupato troppo delle fughe, ma alla fine la voglia di vittoria di molte formazioni ha riassorbito i più coraggiosi. Alla fine ha vinto Gadré, che è un ex ciclocrossista francese, un uomo da tenere d'occhio perché sulle salite non va male, anche se non è venuto qui per vincere al Giro. Forse oggi ha fatto la cosa migliore della sua corsa, anche perché ha confessato all'arrivo desiderava nel giorno dei funerali di Wouter Weiland fare qualcosa di speciale per l'amico e ci è riuscito, infatti ha tagliato il traguardo indicando il cielo. Ecco Angelo, domani si corre invece l'11ª tappa da Castelfidardo a Ravenna e potrebbe essere l'ultima occasione forse per i velocisti. È sicuramente l'ultima occasione, tanti hanno già programmato di fare la valigia al termine della tappa, abbiamo già anticipato nei giorni scorsi che questo è uno degli obiettivi di Cavendish, cioè vincere la tappa e poi lasciare perché deve pensare al tour. È una tappa, diciamo così, balneare, che tocca quattro capoluoghi di provincia, perché tocca Ancona, tocca Pesaro, tocca Rimini e arriva a Ravenna, laddove nel 2005 vinse Petacchi, che domani resta uno dei favoriti per questo arrivo. E forse una giornata, non solo l'ultima giornata a disposizione dei velocisti, ma anche l'ultima giornata di riposo, probabilmente per Contador, perché poi da venerdì cominciano le montagne e lì dovrà mettersi a lavorare. A proposito di Contador, Angelo, tu che hai il polso della situazione, sei ormai uno dei più esperti tra coloro che sono al seguito della carovana del Giro. Chi vedi tra gli avversari di Contador come il più quotato davvero? Io continuo a puntare su Nibali, anche perché Nibali è in crescita e domenica, nonostante sia stato sorpreso, come ha ammesso lui, da questo scatto di Contador, ha chiuso la tappa bene, meglio di altri. Infatti anche oggi abbiamo visto nel finale Scarponi, che è un altro dei pretendenti alla maglia rosa, a tentare di vincere la tappa ma non averle forze. Ecco, non vorrei che in questo gioco di forze che salgono e forze che calano il siciliano fosse quello messo meglio e il marchigiano quello che sta peggio. Molto bene, grazie Angelo Costa. A voi. Ai prossimi appuntamenti con il Giro d'Italia.